Ciao, rieccomi ancora con voi per parlarvi invece delle promozioni che scadono il 7 agosto. Io ricordo sempre, salvo esaurimento scorte, sono tante, quindi vi parlo della prima che diciamo manca da tanto tempo, tante persone la stavano aspettando ed è la nostra fantastica formaggera per il formaggio grattugiato, ma non solo. Tante persone so che ce l'hanno e hanno qualche problema. Bisogna usare delle piccole accortezze, ad esempio, se utilizzate il formaggio grattugiato delle buste, è più umido, quindi se voi lo mettete qua dentro e lo chiudete direttamente, rischiate di fargli fare condensa e muffa. Lo versate qua dentro, lo lasciate aperto a prendere aria per 10 minuti, un quarto d'ora. Stessa cosa se il formaggio grattugiato lo grattugiate voi con un elettrodomestico. Il calore ovviamente va a formare umidità nel formaggio. Stessa cosa, lo mettete qua dentro e lo lasciate un attimino respirare. Dopodiché la nostra formaggera si riempie fino alla tacchetta che vedete. Questi due pezzi so che tante persone non lo sanno, ma si devono dividere quando soprattutto lo lavate. Adesso aspettate che con le unghiette faccio un po' fatica. Aspettate un attimo, che ce l'ho fatta. Ecco qua, vedete, sono due pezzi, quindi quando lo lavate è importantissimo dividerli. Dopodiché la parte nera va avvitata, mentre la parte bianca si incastra. Adesso il famoso tac. Dopodiché, come si utilizza? Anche qui non è la solita formaggera che bisogna fare così, ma va tenuta la parte bianca e ruotato il barattolo. Questo perché? Perché l'elica in questo modo va a rompere i grumi che si vanno normalmente a formare. E anche perché se per esempio grattugiate il formaggio con il grattugissimo, sapete che viene un po' a filettini, mettendolo dentro qua si va a sbriciolare ulteriormente. Quando mettete il formaggio su un piatto caldo, non chiudetelo subito perché altrimenti qua sopra va ovviamente il vapore della pasta, della minestra su cui abbiamo messo il formaggio e se lo chiudete subito, stesso discorso, si forma l'umidità e quindi il formaggio fa la muffa. Dopodiché lo potete utilizzare ad esempio anche per zucchero a velo e cacao in polvere. È comoda, è pratica, si può lavare in lavastoviglie, ci sta la classica bustina da 150 grammi ed è in promozione, scontata di praticamente 50%, sapete che poi alla fine vi metto tutti i volantini. Noi incaricati abbiamo un limite, quindi se vi interessa contattate immediatamente perché vanno a ruba. Io non so se arrivano al 7 di agosto. Altro prodotto che stavamo aspettando da tanto tempo è la nostra pressa per gli hamburger. Anche questa ve l'ho fatta vedere diverse volte in funzione, è facilissima da usare. Basta, allora i contenitori innanzitutto sono 4, non 3, io uno l'ho perso, non lo so. Uno fa da coperchio all'altro. E come funziona? Voi mettete qua dentro la vostra pallina d'impasto, mettete l'anello, scusate, al contrario. Mettete la vostra pallina e con la pressa andate a premere e ruotare. In questo modo l'hamburger andrà a prendere perfettamente la forma dello stampo. Dopodiché li chiudete e li mettete in freezer. Quando vi servono ne potete utilizzare anche uno alla volta. E per far fuoriuscire il vostro hamburger vi basta semplicemente rimuovere il coperchio e premere sul fondo. Volendo potreste anche, che ne so, farne un po' e poi una volta congelati trasferirli in un contenitore pinguino più grande. Io questa l'ho trovata comodissima per quando faccio la cheesecake per andare a spianare perfettamente la parte di biscotto. Quindi ecco, ho trovato un'altra utilità. Anche questo è in promozione, salvo esaurimento scorte, fino al 7 agosto. Poi, altro prodotto che non è in catalogo ed è in promozione, voi sapete quanto adoro io gli stampi in silicone, il nostro stampo a cupola, eccolo qua. Come vedete all'interno è lucido, è fatto così proprio per non far attaccare nulla. I nostri stampi vanno in frigo, freezer, forno, microonde, no lavastoviglie, acqua fredda e una punta di sapone dei piatti. Non serve ungere o infarinare perché non attacca nulla e si possono fare sia preparati dolci che salati. Qui diamo sfogo alla fantasia. È in promozione e non è in catalogo, quindi se vi piace approfittatene subito. Così come è in promozione la nostra fantastica penna decorée che possiamo utilizzare poi per andare a decorare le cupolette che facciamo. Mi vengono in mente le camille, è un po' che non le faccio.
La penna Decorée ha il suo piedino che la mantiene in piedi, è in silicone quindi non va in lavastoviglie. Il tappino, so che qualcuno ha difficoltà, ma è facilissimo da inserire una volta che avete messo. Io vi consiglio di tenere sotto questo perché così se è un preparato un po' più liquido non vi scivola, non fate pasticci. Basta semplicemente appoggiarlo e allargare leggermente di modo che il tappino entra. E il gioco è fatto, dopodiché andate ad utilizzarlo esattamente come una penna. Un consiglio per chi usa per esempio il cioccolato fuso, sapete che il cioccolato ora che lo togliamo è un po' difficile. Io cosa faccio? Lo metto in frigorifero così il cioccolato diventa duro, dopodiché la schiaccio, il cioccolato si sbriciola e così non lo spreco perché me lo mangio e questa si pulisce in un batter d'occhio. Poi, altro prodotto che non è in catalogo sono le nostre formelle Lollipop per fare i nostri ghiaccioli e gelati. Ve li ho già spiegati altre volte, sono dello stesso materiale dei contenitori del freezer, non vanno mai riempiti fino all'orlo. Potete fare dei frullati di frutta, lo yogurt, il semplice ghiaccio con gli sciroppi. In quel caso vi consiglio di mettere un cucchiaino di latte in ogni formina, perché così il ghiacciolo non diventa proprio duro 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 ma rimane più morbido. Dopodiché, quando lo dovete utilizzare, vedete che si agganciano uno all'altro in questo modo. Qua c'è l'archetto, qua ci sono i dentini, basta semplicemente agganciarli e loro stanno anche in piedi. Quando li dovete sformare, riscaldate un pochino col calore delle mani, dopodiché li capovolgete e li rincastrate. In questo modo il contenitore va a fare da bastoncino e in più, grazie a questi forellini, se si scioglie mentre il bambino, noi lo stiamo mangiando, il liquido gocciola all'interno, poi lo possiamo anche bere. E anche questi sono in promozione, sono 6 pezzi fino al 7 di agosto. Si possono, no, non è vero? No, non è vero, sì, si possono lavare le lavastoviglie. Poi, altro prodotto fantastico che straconsiglio è il nostro orto fresco, quello in promozione è tutto nero ed è per conservare le patate. Ci stanno circa 5 kg di patate. Le patate non si conservano in frigorifero, ma in luogo fresco, asciutto e buio. Ecco perché il contenitore nuovo, ma anche questo comunque non passava la luce, è tutto nero. Questa finestrella serve per andare a prendere le nostre patate e per farle respirare. Si smonta completamente, lo potete lavare in lavastoviglie. E permette alle nostre patate di conservarsi più a lungo senza germogliare. Un consiglio: non mettetelo sotto il lavandino. Perché? Perché quando utilizzate l'acqua calda i tubi si scaldano e se questo è vicino, all'interno si forma condensa e fa marcire le patate. Quindi mi raccomando, utilizzatelo bene. È fantastico, straconsigliatissimo. E poi ci sono in promozione 2 set di mestoli. Uno è composto da cucchiaio forato, cucchiaio universale, cucchiaio scusate, sì, universale, no, non è vero, cucchiaio e la vecchia schiumaiola, adesso purtroppo non ce l'ho perché l'ho regalata, comunque poi la vedrete nel volantino, 3 utensili comodissimi, oppure c'è l'alternativa con sempre il cucchiaio forato, la spatola gira e spalma e il fantastico poggiamestoli, che questo in catalogo non c'è. Sono 2 set separati. Che volendo uno può anche acquistarli tutti e così si fa un bel set. Allora, queste sono alcune delle promozioni che durano fino al 7 di agosto, ce ne sono altre, sapete, lo dico sempre, se non le ho non ve le faccio vedere, ma se volete informazioni non dovete fare altro che chiedere. E vi ricordo sempre, se diventate clienti privilegiati su tutti questi prodotti già scontati, voi avete un ulteriore sconto del 10%. Detto questo, vi auguro una buona giornata. Ciao!